Ciao a tutti ragazzi, come state? Benvenuti in un nuovo video. Oggi location un po' diversa, per questo parliamo a freddo. E volevo solo dirvi che questo probabilmente è l'ultimo video che farò per quest'estate, perché andrò 2 mesi in America. E non volevo farvi sapere tanto che andavo in America, ma più che altro, dato che rimarranno solo Gianmarco e Greg, di supportarli, perché non sarà facile avere costanza come abbiamo avuto nell'ultimo periodo. E quindi pollice in su per i ragazzi. Allora, oggi parliamo del guanto Commander del brand Eleven, andiamo a parlarne un po' più approfonditamente dopo la review. Come avete visto, se avete visto la recensione, se no trovate i video insomma nel canale o ve lo lasciamo qua sotto in descrizione. È un guanto che non è stato tutto rose e fiori, ha avuto qualche problema, e andiamo un po' a parlarne un po' più approfonditamente, appunto. Allora, partiamo dalla calzata. Allora, la calzata, in questo momento anche il guanto è bagnato, è il guanto che ho utilizzato più volte, quindi posso essere più obiettivo possibile. La calzata è sempre facilissima, come vedete, si infila veramente in un secondo. Abbiamo questa apertura che facilita appunto l'operazione. La chiusura è buona, il polso viene ben fasciato e da questo punto di vista non posso dire niente di negativo. Di negativo, in verità, ci ho trovato qualcosa di personale. Come avete visto in tanti video, io metto la termica o la felpa sopra il polsino, in stile Andanovic, insomma. Questo polsino non mi è piaciuto perché mi crea questo polso un po' troppo voluminoso, come detto. Altre cose che ho trovato un po' sgradevoli dal mio punto di vista è il fatto che c'è il simbolo di Eleven, che non sempre è centrato sul polso, e la personalizzazione interna, che può piacere o meno, e questo è. Per quanto riguarda il lattice, allora, il guanto è stato spacciato tra virgolette con un guanto d'allenamento. Personalmente penso che un guanto d'allenamento debba montare un lattice resistente. Questo New Basic non è un lattice resistente, è un lattice che ha una resistenza all'abrasione nella media. Mi si è rovinato abbastanza, se avete notato anche durante le parti parlate della recensione, si notava l'abrasione, che era abbastanza evidente. È vero anche che è rallentata dalla zona di abrasione alla base del palmo, però comunque sulle dita, sulla parte leggermente superiore della zona di abrasione, c'è stata un po' di usura. Le prestazioni sono buone su asciutto, non è paragonabile ai lattici top, nemmeno al contact che solitamente monta Eleven, però comunque è un guanto che, per quanto riguarda le prestazioni su asciutto, può essere tranquillamente utilizzato in partita. Infatti, tornando al discorso della resistenza all'abrasione, non lo reputo un guanto d'allenamento. Se volete acquistare questo guanto, ricordo codice SG1, tutte le info in descrizione. Se volete appunto utilizzare questo guanto e comprarlo, il consiglio che vi do è comprarlo per l'utilizzo in partita su campi in erba o sintetici, anche di nuova generazione o non, diciamo non troppo rovinati, ma solamente in condizione di asciutto. Come il lattice si bagna un po', perde abbastanza, e sinceramente in partita non affiderei le mie prestazioni a questo guanto in condizioni di umidità. Il taglio penso sia un taglio che si presti invece all'allenamento, perché è un taglio che offre grande superficie di presa. Per i miei gusti personali è un taglio che, soprattutto su indice mignolo, è un po' troppo ballerino, diciamo, un po' troppo largo. Le dita all'interno si muovono leggermente in maniera mediale laterale, diciamo, mentre per i scivolamenti all'interno questi non avvengono perché c'è il gel interno. Funziona abbastanza bene, l'unica forse pecca è che sul pollice è leggermente troppo basso, però comunque l'ho usato sul fango, quando era bagnato la mano è sempre abbastanza fissa all'interno per quanto riguarda gli scivolamenti. Quindi, taglio che in verità, non essendo un amante del taglio regolare e roll finger, mi ha abbastanza convinto. Passando al dorso, abbiamo neoprene Airprint, è un neoprene traforato che dovrebbe dare un po' più di traspirabilità alla mano. Questo avviene sì, ma in verità non è poi così tangente, percepibile, diciamo. È comunque un neoprene molto elastico, molto comodo e abbastanza sottile, su cui sono applicate degli insert in gel di 5 mm che danno un po' più di sostegno alla mano durante i vari esercizi di respinte di pugno e tutto. Mi sono trovato bene, non ho mai sentito problemi e quindi sono approvati, sono anche molto ben posizionati, non creano mai punch, il guanto è veramente molto aderente e quindi anche questo punto è stato approvato.
parliamo della calzata e poi passiamo agli aspetti negativi. La calzata è comodissima, è veramente, veramente morbido il guanto, molto leggero, però appunto con l'inserto in gel dà un po' più di sostegno, ma rimane comunque un guanto davvero comodo, forse uno tra i più comodi che ho provato, e leggeri. Allo stesso tempo però rimane molto aderente. Allora, passando ai problemi di questo guanto, come abbiamo detto ce ne sono sul polsino, sono un po' più personali che obiettivi, oggettivi diciamo. Mentre problemi seri secondo me di questo guanto sono la qualità costruttiva. Ho riscontrato delle cuciture non all'altezza diciamo, un po' perché il guanto veste abbastanza aderente e molto giusto, veste molto in punta. In questa zona qua, come ho detto nella recensione, mi si è andato a bucare, quindi il consiglio che vi do è di optare sempre su una taglia successiva. In generale però ho avuto problemi strutturali anche in altre zone. Mi pare su questo guanto ho avuto un problema, no, su questo, in questa zona qua si sono creati dei forellini che sono brutti da vedere. Alla fine a livello funzionale forse non danno così tanto fastidio, però io sono dell'idea che se tu compri un guanto e dopo una decina di utilizzi già si buca, c'è questo taglio su questo buco tra indice e pollice, non so, a me non sono mai piaciute queste cose. E quindi mi sembra giusto dichiararle e farvele sapere. Quindi in generale un guanto da partita in condizioni di asciutto su terreni di erba o sintetici, con una struttura comoda, leggera e aderente, ma allo stesso tempo con dei problemi strutturali che sicuramente, se andate sulla vostra taglia, secondo me andrete incontro, o comunque non ne ho la certezza, magari questo è un modello difettoso, però Non posso dire il contrario, li ho riscontrati e quindi mi sembrava giusto dirlo. Quindi per oggi è tutto, noi ci vediamo in un prossimo video, mi sa tra molto molto tempo, agli inizi di settembre o a fine agosto. Passate una buona estate, un saluto agli amici della Sherlock Gloves.